Non guardare oltre. Ecco qui 8 segni che confermano che sei più intelligente delle persone intorno a te. Sai, intelligenza spesso significa qualcosa di diverso dall'essere bravi agli esami o memorizzare le tesi dei libri di storia. Essere intelligenti non significa che tutto sia sempre così ovvio. Se hai pochi amici, se ti senti spesso solo o se sei un perfezionista, è molto probabile che tu sia semplicemente più intelligente delle persone che ti circondano. Ok, secchione, prima di scoprire altri segni di un'elevata intelligenza, fai clic sul pulsante rosso per iscriverti. Sì, quello rosso. È così che arriverai sul lato positivo. Qui troverai centinaia di video in grado di rispondere a quasi tutte le tue scottanti domande. Ricordati di suonare anche il campanello di notifica, perché questo è il modo in cui quelli del lato positivo vengono a conoscenza degli aggiornamenti giornalieri sul canale. Allora, cervelloni, diamo il calcio d'inizio con il numero 8. Ti piace stare da solo? Più una persona con grande intelletto socializza con amici e conoscenti, meno è soddisfatto della vita. Questo non sembra contraddittorio, visto ciò che sappiamo sugli umani? Come il fatto che dovremmo essere più felici quando siamo circondati da altre persone? Gli psicologi della Management University di Singapore e della London School of Economics non la pensano così. Secondo la loro ricerca, le persone con un QI superiore alla media possono effettivamente sentirsi disagiate se coinvolte in troppa socializzazione. Circa 15.000 giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 28 anni hanno preso parte allo studio. La tendenza principale è risultata dal fatto che più tempo i giovani passavano con altre persone, più erano soddisfatti della loro vita. D'altra parte, questa tendenza si inverte se una persona è classificata come altamente intelligente. Gli scienziati hanno già sviluppato un paio di teorie che spiegano questo fenomeno. La cosa più evidente da supporre è che le persone intelligenti percepiscano il processo di comunicazione come qualcosa che li distolga dai loro obiettivi. Di conseguenza, possono ritenere che sia molto più importante concentrarsi sui propri progetti piuttosto che socializzare. C'è anche una teoria basata sullo sviluppo evolutivo dell'umanità. Di conseguenza, le persone intelligenti possono adattarsi al mondo moderno con maggiore successo perché hanno più strumenti per farlo. Per cui sono semplicemente più indipendenti di altri e non hanno bisogno dell'aiuto di altre persone. Ecco perché essere parte di un gruppo non è più così importante. Storicamente, i nostri antenati avevano bisogno di stare insieme per sopravvivere. Oltre a questo, c'è il concetto di intelligenza emotiva, che include la capacità di una persona di essere onesta con se stessa e di percepirsi oggettivamente. È ovvio che le persone che hanno successo in questo processo possono incontrare incomprensioni, irritazioni, noia o censura se provano a condividere le loro idee con un gruppo di persone. Il loro punto di vista su quasi tutti i temi, che si tratti di arte, religione o relazioni in una famiglia, sembrerà troppo coraggioso, inaccettabile, minaccioso o anche troppo sensibile agli ascoltatori. Ecco perché le persone molto intelligenti a volte trovano difficile mantenere molte connessioni sociali. Già, succede. Allo stesso modo, è importante dire che godere della comunicazione con i tuoi amici non ti rende meno intelligente. Il fatto è che le persone intelligenti, che hanno perfetti meccanismi di adattamento, hanno imparato a sentirsi a proprio agio con altre persone, e questo li rende infelici. In ogni caso, se tu o altre persone nella tua vita preferite stare soli, questo non significa necessariamente che lo siete. A volte è solo un segno di maggiore intelligenza. 7. Ti senti sotto pressione. Le persone intelligenti spesso vedono e realizzano cose che le persone intorno a loro non riescono a comprendere. Ecco perché sanno per certo in che direzione deve andare la loro vita. A volte questa direzione è completamente diversa dalla direzione in cui tutti gli altri si muovono. Le persone intelligenti comprendono che possono fare di più, guadagnare più soldi, costruire una carriera migliore e avere relazioni migliori. Nello stesso tempo vivono sotto costante pressione. Se una persona molto intelligente fa qualcosa che non contribuisce al loro successo e al loro benessere, si sente come se stesse fallendo e sprecando le sue risorse. Mettono molta pressione su loro stessi e questa continua ad aumentare. Se la loro vita differisce da quella che avevano immaginato nella loro mente, le persone intelligenti tendono ad attaccare e criticare loro stesse. 6. Spesso sogni ad occhi aperti. Sognare ad occhi aperti potrebbe non essere un'abitudine distraente, ma un segno di alta intelligenza.
Nel loro studio, gli psicologi del Technology Institute in Georgia hanno stabilito una connessione tra sognare ad occhi aperti e l'efficienza e la forza del cervello di una persona. I partecipanti allo studio dovevano concentrarsi su qualcosa per 5 minuti. Durante questo periodo, i loro cervelli sono stati monitorati con l'aiuto di una macchina per la risonanza magnetica. Successivamente, hanno effettuato numerosi test di intelligenza e per misurare il livello di attenzione. Risultò che le persone con punteggi più alti erano anche le persone la cui mente si impegnava di più durante i compiti più facili. Oh, scusami, la mia mente vagava. 5. Sei di mentalità aperta. Le persone altamente intelligenti non si tirano fuori da nuove idee o opportunità insolite. Tendono a cercare soluzioni alternative e prendono in considerazione le opinioni di altre persone. Secondo gli psicologi, le persone di mentalità aperta che sono interessate a diversi punti di vista e analizzano tutte le prove, di solito hanno punteggi più alti nei test di intelligenza. Inoltre, le persone intelligenti, dopo aver considerato diverse opinioni, scelgono con cura le idee che seguiranno. È improbabile che accettino qualcosa puramente sul valore nominale. Non si fidano ciecamente e richiedono prima prove sufficienti. 4. Il tuo autocontrollo è eccezionale. Beh, modestamente. Un'altra cosa che distingue le persone intelligenti in mezzo alla folla è la loro capacità di superare l'impulsività. Tendono a pianificare le azioni, a chiarire gli obiettivi, a esplorare diverse strategie e a pensare alle conseguenze. Uno studio pubblicato sulla rivista Psychological Science nel 2009 ha stabilito una connessione tra intelligenza e autocontrollo. I ricercatori che hanno condotto questo studio ritenevano che le persone intelligenti avessero una corteccia prefrontale anteriore più sviluppata. Questa è la parte del cervello responsabile della risoluzione di problemi difficili e dell'esibizione di autocontrollo quando ti stai avvicinando al tuo obiettivo. Ah, autocontrollo! Sembra tutto fantastico fino a quando il gelato non entra in gioco e poi è dappertutto. 3. La tua indecisione deriva dall'analisi eccessiva. Le persone altamente intelligenti devono conoscere tutti i pro e i contro prima di prendere una decisione, ma allo stesso tempo, più analizzano, meno è probabile che agiscano. Il problema è che le persone intelligenti analizzano troppo e di conseguenza sviluppano così tanti scenari e se che alla fine si bloccano. Un altro motivo per cui è difficile prendere decisioni, per le persone intelligenti, è la loro tendenza al perfezionismo. Devono ottenere il miglior risultato possibile. Ciò diventa particolarmente frustrante se guidano un gruppo di persone o un'organizzazione. La loro incapacità di fare il passo finale può avere effetti altamente negativi. 2. Ti senti spesso insoddisfatto o infelice. Per alcune persone intelligenti, la loro intelligenza risulta essere una maledizione. Semplicemente non si adattano e talvolta si interrogano sulla veridicità dell'espressione «l'ignoranza è beatitudine». Quando fingono di essere meno intelligenti per essere accettati in un gruppo sociale, si sentono come se tradissero se stessi. In tali circostanze le persone intelligenti iniziano a preoccuparsi e a pensare troppo. Sfortunatamente questo porta spesso a un atteggiamento negativo e al cinismo. Diventa particolarmente importante se una persona non ha alcun supporto emotivo o manca di esperienze in grado di affermare la propria immagine positiva di se stessi nel mondo che li circonda. Statisticamente, l'intelligenza emotiva e creativa, insieme alla capacità di connettere i punti, indicano frequentemente un aumentato rischio di sviluppare depressione. Quindi rilassati e dai! 1. Colleghi concetti che non sembrano correlati. Le persone intelligenti possono vedere schemi cui nessun altro presta attenzione. Questo accade a causa della loro capacità di disegnare paralleli. Così, mentre la maggior parte delle persone non vede assolutamente nulla in comune tra un'anguria e un pezzo di sashimi, una persona intelligente dirà immediatamente che entrambi i prodotti sono freddi e si mangiano crudi. In effetti, alcuni ricercatori ritengono che le persone possano attingere a tali connessioni grazie a una mente creativa, e la creatività è strettamente correlata all'elevata intelligenza. Inoltre, il sashimi sul cocomero suona davvero bene, vero? Quindi dai, hai riconosciuto qualche caratteristica che possiedi? Preferisci la tua compagnia alla compagnia dei tuoi amici? Parlaci di questo nella sezione commenti qui sotto. Ricorda di premere il pulsante mi piace se questo video ti ha rivelato lati dell'intelligenza precedentemente nascosti. Iscriviti al nostro canale, anche questa è una mossa intelligente. La vita è più divertente su Il Lato Positivo.